TV Radicale, seconda giornata del congresso di Radicali Italiani. Siamo con Luca Nicotra, che è stato relatore, diciamo, nella commissione che si è occupata. Erano due argomenti: internet e forma partito. Se non sbaglio, stranamente si è scelta questa cosa di intersecare questi due argomenti apparentemente lontani tra loro, ma forse non tanto. Come hai trovato il tenore, diciamo, degli interventi e dell'attenzione e della partecipazione anche alla commissione? Com'è stato? Allora, il titolo della commissione in realtà era Internet come metodo dalla mobilitazione all'organizzazione alla forma partito, cioè si partiva da Internet e quindi una nuova modalità non solo di fare informazione ma anche appunto di organizzarsi, di relazionarsi agli altri, di fare mobilitazione, e poi si cercava di arrivare fino a riflettere su come questo nuovo, diciamo, questo grande spazio di pubblico richiede dei cambiamenti nella forma partito. È un dibattito che ci portiamo avanti da diversi anni anche all'interno del partito. È stata molto partecipata, ci sono stati 17 interventi, in particolare due relazioni introduttive sono state di Vittorio Zambardino, blogger, giornalista, ha un blog su Repubblica.it, che, diciamo così, ha inquadrato la questione internet. In particolare siamo partiti proprio dal linciaggio mediatico che hanno subito i radicali dopo diciamo, la partecipazione al voto e non la non astensione durante la fiducia a Berlusconi. Diciamo, quello che ha colpito moltissimi dirigenti radicali è proprio il fenomeno della rabbia, degli insulti che sono arrivati in quel momento. Poi ora è circolato anche un sondaggio che mostra che il 22% di questi, che, diciamo, sostanzialmente sono convinti che i radicali abbiano votato a favore o quantomeno che abbiano contribuito a tenere in piedi Berlusconi, quindi cose entrambe false, il fatto che il web sia stato fondamentale in qualche modo ha spaventato. Noi abbiamo cercato di dire che questo è semplicemente un segnale di allarme, cioè che dobbiamo capire come funziona l'informazione in rete, come si diffonde, quali sono le regole con cui si diffonde l'informazione in rete, e non abbiamo per ora i mezzi culturali per farlo, ma in parte anche che non abbiamo i mezzi organizzativi per reagire a momenti di questo tipo, perché succederanno molte altre volte. Come fare? Diciamo, una delle risposte che abbiamo cercato di dare nella commissione è: ci sono dei mezzi, ci sono degli strumenti per riuscire a contrastare questo? Il ragionamento lì, ad esempio, è partito dal fatto che noi per ora sul sito di radicali.it non abbiamo avuto, ad esempio, una spiegazione, non c'era né c'era un team sui social network o sulle pagine radicali o altro che cercasse in qualche modo di condurre una discussione che c'era al dibattito, e invece si è dimostrata molto violenta. E quello che emergeva, c'è stato anche l'intervento, un altro di apertura, di un esperto di social media, Alex Orlowski, quello che emergeva è che, ad esempio, in un dibattito non controllato, come abbiamo visto storicamente anche nel forum di radicali.it, la violenza di alcuni interventi provoca l'abbandono e quindi l'autocensura di tutta la parte moderata, tutti quelli che vorrebbero partecipare al dibattito ma non entrano in un dibattito violento. Quindi questa è una questione centrale, no? Perché noi siamo quelli di Radio Parolaccia, però nel momento in cui la mia libertà anche di espressione in qualche modo lede la libertà dell'altro di entrare in un dibattito, questo va controllato. L'intervento dell'esperto di social media poi ha parlato della pagina Vaticano Pagatù, che è stato quindi il caso in qualche modo dell'estate, in cui una pagina con 150.000 utenti che hanno aderito, che è riuscita a influenzare i media tradizionali, quindi è andata sui telegiornali, è andata sui giornali, addirittura ai giornali mondiali, sull'Herald Tribune, è arrivato fino in Nuova Zelanda, quindi, diciamo, una grossa efficacia, ma anche di azioni proprio vere e proprie. C'è stata l'azione di bombing a Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera perché non aveva pubblicato ancora nessun articolo sulla pagina. Allora hanno cominciato su Twitter a bombardarlo di richieste finché lui ha detto sì, va bene, ricevuto, ora si fa un articolo, e infatti l'hanno messa addirittura in prima pagina.
quindi un caso di grosso successo, ma la cosa importante è che Alex è venuto a raccontarci tutta l'organizzazione che c'è dietro, è quasi la scientificità, no? Delle misurazioni che loro fanno, del capire quali target, quale tipo di persone stanno aderendo, quali no, di individuazione degli influenti, di monitoraggio del dibattito continuo nei momenti più diciamo di fiume di commenti, ce n'erano centinaia al minuto e loro erano in sei attivisti, quasi per un periodo 24 ore su questa cosa, a moderare i commenti per proprio cercare di portare la discussione non al classico mal di pancia, ma in una direzione che potesse essere produttiva, e questi sono riusciti a fare una manifestazione, ad esempio quella del 20 settembre, dove per anni abbiamo fatta con 15 persone, quest'anno erano centinaia, no? E anche di Radicale era presente. Esatto, e Alex dice: se mi avessero fatto fare tutto quello che volevo fare sarebbero stati migliaia, però per dire la connessione online offline può funzionare, e in questo caso ha funzionato, quindi è molto interessante quello che in effetti è possibile. E lui, vabbè, diciamo, in qualche modo è stato il cuore. Poi si sono toccate questioni diciamo fondamentali, anche diciamo che dibattiamo ormai da troppi congressi, la questione di tornare sul voto online. Noi abbiamo uno statuto che prevede tutti i diritti per anche online, non ce l'abbiamo ancora, perché disorganizzazione, quant'altro, disorganizzazione poi alla fine è un non avere una vera priorità. Abbiamo insistito nuovamente, voto per tutti gli iscritti entro il prossimo congresso, probabilmente già al congresso verranno presentate delle proposte di modifica del regolamento, e vediamo se già qui si riesce a fare un piccolo blitz in cui si vuole coniugare la possibilità di fare tutto online, quindi chi non può partecipare, superando la paura che facendo tutto online non vieni qui. Non è così, anzi spesso il poter partecipare magari anche preliminarmente a un dibattito online ti collega, ti crea un'empatia col movimento, e tu poi hai voglia di incontrare le persone, di vederle, di partecipare di persona. Ma dall'altro lato c'è poi anche la necessità di superare, ad esempio, i problemi, ad esempio il coinvolgimento di chi una tessera di partito non se la vuole prendere, o perché non capisce cos'è il partito, il credo radicale poi è particolarmente complesso, lo sappiamo, o non ha i soldi per farlo. E allora pensare a un momento distinto, magari una specie di midterm, come in America, in cui provare a creare, magari nel Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, e questa è un'altra proposta che ho fatto, una specie di rappresentanza di questo mondo, no? Quindi fare un'elezione totalmente online, quindi senza fisico, con un dibattito, per cercare di coinvolgere tutte queste varie comunità che saranno nate nei prossimi mesi, speriamo, quindi da tutte, a partire da TV Radicale, ma da Vaticano Pagatù ad altre, Agora Digitale, che sul web saranno state in grado di fare della mobilitazione. Dobbiamo essere in grado di uscire un po' dal chiuso dei resistenti. Chiaro, siamo dei resistenti radicali, ma il rischio appunto è di non avere abbastanza influenza da parte della società, di non essere abbastanza attenti. Poi sono stati veramente moltissimi interventi, sono stati due sviluppatori del progetto Global Leaks, che è un progetto di una specie di WikiLeaks open source, che sostanzialmente, come WikiLeaks, vuole permettere a persone di anonimamente di diciamo pubblicare delle informazioni o di liberare delle informazioni per darle a un'autorità. Una cosa interessante, loro lo propongono ad esempio per i carcerati, no? Per denunciare casi interni, perché è interessante in tutti i casi in cui tu rischi ritorsioni, perché è chiaro, no? Cioè in ambiti di penetrazione mafiosa. Lo sentiamo, scusate se ti interrompo, in Radio Carcere Riccardo Arena, che ci dice che il solo fatto, alcune volte purtroppo nella rubrica delle lettere, il fatto che dei carcerati invino delle lettere a Radio Radicale per Radio Carcere li espone a delle ritorsioni, purtroppo è una cosa presente. No, assolutamente, ma diciamo così, c'è la loro offerta al mondo radicale, che loro riconoscono essere in prima linea sulla trasparenza, sulla liberazione di queste informazioni, no? Grazie al lavoro eccesso fatto da Rita Bernardini, in cui anche noi di Agora abbiamo cercato di dare una mano.
riconoscono e mettono a disposizione la loro piattaforma, che tra l'altro che stanno installando dalla Tunisia alla Serbia, addirittura con Al Jazeera hanno degli accordi ora, quindi diventa un fenomeno mondiale. Anche per il Partito Radicale Transnazionale potrebbe essere interessante, no? Per aiutare i dissidenti o altro. E poi ci sono stati gli interventi di tutti i compagni, anche diciamo uno di TV Radicale, che in qualche modo hanno cercato di fare le loro proposte, di, diciamo, sempre denunciando un po' una lentezza rispetto anche ad altri contesti che sono stati in grado di muoversi molto più rapidamente, no? La riflessione che si faceva è che probabilmente, forse assurdo, però la pretesa radicale di essere sempre, di avere un progetto di governo del paese, no? È stata limitante rispetto alla rete, perché la rete appunto si rivolge a un sottoinsieme, quindi si è sempre cercato di rivolgersi a tutti, mentre altri partiti, magari come il Movimento 5 Stelle, ma come i partiti pirata in giro per l'Europa, hanno in qualche modo accettato una marginalità, però hanno coltivato nel tempo, creando credibilità, perché la credibilità in rete ha bisogno di un sacco di tempo, no? Lo vedrete voi con l'audience della TV. Devi farti un nome, devi essere conosciuto, devi resistere a delle fasi in cui sarai assolutamente marginale rispetto, no, al contesto. Ebbene, chi ha saputo investire ora si trova a monetizzare, e tra virgolette in termini di consenso, e vediamo Grillo al 5-5 o i partiti pirata a fare exploit, no, dopo diciamo dei voti molto più ridotti, ma ora a Berlino, no, l'8,5 dopo il 7 passa della Svezia. Quindi cerchiamo di muoverci anche noi come radicali in questa direzione. Ripeto, si sono avvicinate un sacco di risorse interessanti anche al partito, questa campagna Vaticano paga tu ha un po' emozionato tutti quanti, quindi forse è il momento di spingere l'acceleratore e ci siamo. Luca, tutte queste diciamo influenze, queste nuove possibili risorse che sono comunicative nell'ambito radicale, ovviamente passano necessariamente per la decisione, per il varo di, diciamo, interno di varie cariche che sono segretario, tesoriere, eccetera, che devono prendere in pratica delle decisioni, insomma. Ecco, tu pensi che ci sia stata un'adeguata attenzione fino adesso? Pensi che questa segreteria ha un'attenzione a questo tipo di, diciamo, della riscoperta di questo ruolo, anche per quanto una volta si chiamava partito telematico, insomma, il Partito Radicale? E, insomma, che, ecco, appunto, pensi che ci sia stata e che ci sia un'adeguata attenzione? Allora, il contesto radicale è molto complesso, in cui attribuire, cioè se dovessimo valutare solamente segretario, credo assolutamente, cioè sul fronte internet è stato molto attento, diciamo, poi nel senso uno può criticare o meno come si è mosso, come si è organizzato, ma sicuramente per lui è una priorità politica. No, con Vaticano paga tu, l'appoggio che ha dato questa comunità è un esempio, ma non solo. Su molti fronti è stato in prima linea e alcuni insuccessi non sono neanche attribuibili direttamente a lui, almeno come volontà. Poi ci sono state incapacità di organizzare qualcosa, ma quello ci può sempre stare. Bisogna tener conto che nei radicali però sappiamo bene che la complessità della galassia si riflette anche su una complessità poi di funzionamento, in cui è vero, formalmente possiamo attribuire al tesoriere o al comitato nazionale o quant'altro, poi c'è una grossa influenza dei dirigenti parlamentari di Pannella stesso, e quindi la necessità, no, di riuscire a coinvolgere e a convincere tutta questa, però carismaticamente in qualche modo, perché non essendo noi elettori loro, no, ma c'è la necessità quindi di essere molto presenti nel dibattito, di essere molto presenti in rete, di essere molto presenti rispetto a loro, sui loro profili Facebook, eccetera. Ci dobbiamo dare da fare, non è scontato. Io ho sentito anche Emma, no, esprimere preoccupazione, dire voi mi avete detto dei social network che erano un luogo, no, e avete visto cosa è successo. Beh, dobbiamo stare molto attenti, no, perché se ci facciamo prendere da paure o altro, rischiamo di retrocedere ulteriormente invece di fare il passo in avanti e un po' lo sprint di cui abbiamo bisogno. Credo che ci sia bisogno di fare da questo punto di vista massa critica, e tutti quelli che in qualche modo, nativi digitali o adottati digitali o quant'altro,
fare iniziativa comune. Io dovunque ci sia la possibilità sono con voi, io sono con chi vuole andare in questa direzione. TV Radicale ringrazia Luca Nicota, gli diamo appuntamento sul nostro sito tvradicale.it, magari se ha tempo guarda qualche cosa, sicuramente ci vorrà dare qualche consiglio per migliorare. Per il momento ovviamente gli diamo un augurio di buon congresso. Poi credo dovevamo già iniziare la settimana scorsa, poi è saltata, ma credo la settimana dopo il congresso comincerà anche una sperimentazione di rubrica su Agora Digitale, quindi sul contesto digitale più in generale. Comunque grazie a voi sicuramente. Allora, sugli schermi di TV Radicale, schermi ovviamente dei computer, non delle televisioni. Grazie ancora. Ciao.